Negli ultimi giorni il prezzo di Bitcoin in realtà è un po' sceso. Se andiamo su CoinMarketCap e prendiamo il grafico ad esempio degli ultimi 7 giorni, scopriamo che più o meno qualche giorno fa oscillava attorno a quota 9.300-9.200 circa, poi però è sceso prima fino a 8.700, poi è leggermente salito fino a 9.000 per poi riscendere attorno a 8.700-8.600, e questo è lo stato attuale. Quindi in realtà in questo preciso momento è in una fase di debolezza, di leggera decrescita. Tant'è che se andiamo a prendere l'ultimo articolo scritto da Federico Izzi per il Cryptonomist, lo dice chiaramente, proprio in maniera esplicita, che in questo momento non riesce a dare segnali di forza e sta combattendo per contenere il ribasso da quota 8.800 dollari. In particolare, Izzy dice: in caso di violazione di 8.800 dollari, quindi abbondantemente sotto, si aprirebbe la possibilità di rivedere quota 7.800 o 8.000 dollari. Quindi sul breve periodo forse non c'è proprio da aspettarsi una crescita, anzi potrebbe scendere ancora, possiamo prendere questa base forse come prezzo minore 7.800, sempre che ci arrivi, poi magari non ci arriva. Quindi ricordatevi, queste sono solo ipotesi probabilistiche, ok? Poi però sempre Izzy dice che sarebbe importante spingersi al più presto sopra quota 9.500 dollari. Ora è da fine ottobre che non è più su quota 9.500 dollari. Tra l'altro, un po' di giorni fa io avevo fatto un video in cui vi dicevo che le previsioni secondo cui sarebbe tornato sui massimi storici di 20.000 dollari entro fine anno erano completamente campate in aria, per carità, teoricamente possibili, ma assolutamente non probabili, e in effetti sembra che stia andando così. Però attenzione. Se al posto di concentrarci sul breve periodo, guardiamo un po' più in là, sembra probabile che dopo questa fase di difficoltà possa innescarsi una fase di crescita. È quello che in questi giorni è stato prospettato sul canale Telegram Big Bit News, che dice che sì, adesso siamo in un momento di difficoltà, forse potrebbe ancora scendere addirittura fino a 7.800, però bisogna fare attenzione perché in realtà potrebbe innescarsi un ciclo di crescita, cioè una volta terminata questa fase di debolezza, che potrebbe andare avanti ad esempio ancora fino a fine mese, quando scadono i futures del CME, o addirittura anche a dicembre, potrebbe innescarsi invece un rally, una fase di crescita. Ricordatevi che a maggio 2020 c'è l'halving, ci sarà l'halving, ed è probabile che, visto che attualmente il prezzo non è molto alto e non è cresciuto molto, in vista dell'halving invece possa crescere. Tra l'altro, se andiamo a prendere l'indice della paura e dell'entusiasmo di Bitcoin, siamo attualmente a 40, che è basso ma non bassissimo. Se andiamo a prendere l'ultimo mese, vedete, per un bel po' di tempo è stato attorno a 50, poi negli ultimi giorni è sceso, ma è rimasto attorno a quota 40, quindi in questo momento non è che ci sia grande paura. Quindi in questo momento, in effetti, forse in molti si aspettano ancora un po' di difficoltà, ma solo sul breve periodo, mentre sul lungo periodo ci sarebbe questa possibilità che si inneschi una nuova crescita sostanziosa. Questo non dovrebbe avvenire subito, dovrebbe avvenire a cavallo di fine anno, e questa nuova crescita potrebbe prolungarsi nel 2020, nei primi mesi. Che ne so, magari fino all'halving o a poco prima dell'halving. Tra l'altro non è ancora certo il giorno in cui avverrà l'halving, potrebbe avvenire nella prima metà di maggio o forse addirittura nell'ultima metà di aprile. Quindi non si sa nemmeno di preciso come saranno le tempistiche dell'halving, figuriamoci quelle dell'evoluzione del prezzo.
Poi, per carità, ricordatevi, queste sono sempre soltanto ipotesi probabilistiche che hanno una certa probabilità di avverarsi che non è sicuramente del 100%, quindi potrebbe anche accadere tutt'altro. Io vi dico queste cose perché le due fonti che sto utilizzando, Federico Izzi e il canale BitBit News, cioè Paolo Barrai, sono persone che sono molto bene informate e quando danno queste indicazioni lo fanno a rigor di logica perché loro sono capaci a fare le previsioni. Ah, un'ultima cosa, secondo me, così come è praticamente impossibile che Bitcoin chiuda l'anno a 20.000 dollari, come qualcuno aveva ipotizzato, non è però da escludere che magari il prossimo anno, quindi nel corso del 2020, possa raggiungere questa cifra. Cioè, sul breve periodo non ci arriva, è troppo difficile che ci arrivi, mentre invece su un periodo un po' più lungo, le probabilità sono maggiori. Ripeto, non c'è il 100% di probabilità, forse tornerà a 20.000, forse no. Inoltre, ricordatevi che oltre ai future su Bitcoin in dollari, cioè quelli del CME, Chicago Mercantile Exchange, che scadono a fine mese, solitamente l'ultimo venerdì del mese, adesso ci sono anche quelli di Bakkt, quelli quindi in Bitcoin che vengono quotati a Wall Street, quindi a New York, e che scadono 2 giorni prima del terzo venerdì del mese, quindi in poche parole poco più avanti di metà mese. Poi, come al solito, se avete ancora dei dubbi o delle domande, potete sempre scrivermi via email perché via email rispondo sempre a tutti. Solo non chiedetemi previsioni sui prezzi perché io in realtà non li so fare e riporto previsioni fatte da altri. Un saluto, ciao!